La sindrome di Moya-Moya causa l'ostruzione dei principali vasi sanguigni che portano il sangue al cervello. Il mancato afflusso di sangue al cervello di Daphne ha causato gli attacchi epilettici e l'ictus. La parola Moya-Moya è di origine giapponese e significa nuvola di fumo. Si riferisce all'aspetto che hanno le arterie anormali del cervello affetto dalla malattia. È una patologia molto rara e, se non viene curata, può rivelarsi fatale.